Mio sogno, c'è anche stato un momento che ho detto: vabbè, se lei non mi segue in questa cosa, pazienza, lascio stare. Benvenuti in una nuova puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno inventato il lavoro dei propri sogni oppure, accanto ad un lavoro apparentemente normale, hanno inventato invece qualcosa di straordinario. In questa puntata abbiamo addirittura due ospiti, uno lo vedrete tra poco, l'altro aggiungeremo delle clip per farlo vedere, ma adesso sembra una cosa, diciamo, misteriosa, ma in realtà è subito spiegato. Fanno un lavoro molto particolare e sono stato molto molto contento che appunto ci siamo sentiti, ci siamo scambiati dei messaggi e mi ha detto: ok, venite assolutamente, venite, ma posso portare anche il secondo ospite? Sì, certo, assolutamente. Non c'è bisogno di altre presentazioni, ma presentiamo invece Michela e Mia. Ciao! Ciao, Come stai? tutto bene, grazie. Tu? Molto molto bene, molto bene. Tra l'altro c'è un po' di caldino sotto il tavolo, perché, spieghiamolo subito, perché appunto Michela la vedete davanti a me, mentre invece Mia, che è il suo cane, appunto si è accomodata sotto i nostri piedi, ai nostri piedi. Cosa fai nella vita? Allora, io oltre a essere una studentessa di scienze pedagogiche e aver conseguito la laurea in scienze dell'educazione, ho iniziato a intraprendere questo percorso di pet therapy, quindi degli interventi assistiti con gli animali. Ok, e usi, dicendo, lavori con il tuo cane, Mia. Esattamente, Ok. lavoro con Mia da un annetto circa, perché abbiamo fatto prima tutto il percorso della scuola, perché c'è una scuola apposita che forma gli operatori che poi andranno a lavorare sul campo con gli utenti. E poi abbiamo iniziato ad intraprendere questo percorso. Ma perché giustamente, magari, a parte che giustamente vi invito subito, fin da subito, andrei a seguire e guardare la pagina di Michele Mia per capire che cane è. Ma soprattutto io, dato che non sono super esperto nell'ambito degli animali, che cane è Mia? Così almeno ce lo Allora, descrivi per chi magari ci sta solo ascoltando. certo. Allora, Mia è un samoiedo di 2 anni. E diciamo che l'ho presa piccolina, 3 mesi, e l'idea c'era di fare comunque questo percorso di pet Ah, ok, già therapy. dall'inizio. Sì, Ok, ma perché avevi cani prima? affiancava. Prima io ho una maltesina di 13 anni, ma Ok. non c'è mai stato quel legame. E quando ho preso lei ho iniziato ad appassionarmi della cinofilia, del loro modo di comunicare, del loro modo di interagire e relazionarsi. E l'idea appunto era quella di fare pet therapy con lei, però io non sapevo se lei fosse un cane adatto oppure no, Ok. perché non è una razza, diciamo così, usatissima nella pet therapy come può essere il Golden o il Labrador che siamo abituati a vedere. Io lei l'avevo scelta perché volevo un cane abbastanza grosso e soprattutto che avesse il pelo anallergico, perché lei è anallergica, Ok, perché io sono allergica ai cani. ah, ok, quindi hai preso un cane, ma Esatto. Ma ci sono delle razze che storia, non che la sapevo sta roba qua, sì, che sono fighissimo. anallergiche come il barboncino, il maltese, il samoiedo. Che E quindi è storia. arrivata lei. Avevamo letto un po' le caratteristiche che aveva questo cane e c'erano alcune che ci piacevano, altre che erano un po' titubanti, tipo che parla molto, che abbaia. Ok. Però è un suo modo comunque per esprimersi e farsi comprendere. E quindi poi è arrivata lei a casa. Al di là dell'essere bellissima, perché è proprio un cane bellissimo. Ciao! Grazie. Sì, diciamo che quando vai in giro ti notano. Anche quando era Cavolo! cucciola non riuscivamo a camminare per strada perché ci fermavano tutti. Ciao! Ecco, per chi E sta poi è guardando la molto puntata, invece è coccolona. spuntata dal tavolo. Ciao, via! E quindi è arrivata lei a casa, abbiamo iniziato a fare il percorso di educazione base con Sì? un'educatrice cinofila che veniva appositamente da noi ed Ok. era esperta nel campo dei cuccioli. Ok, quindi E avevamo. fin da subito avete fatto il Sì, percorso di sì, sì. educazione, Fin da quando lei aveva 3 mesi che è arrivata a casa, tutte le settimane c'era un incontro con l'educatrice specializzata appunto in questo percorso per i cuccioli. E sin da subito vedevamo che comunque, cioè, apprendeva molto velocemente i comandi, che delle persone non aveva timore dei rumori. E
quindi iniziavamo a capire che comunque poteva essere portata, perché la stessa educatrice, anche lei fa gli interventi assistiti con gli animali. Okay. Anche perché giustamente quando si va a lavorare magari con un paziente o con un bimbo, un bambino, sicuramente fanno dei rumori, delle cose che non... cioè né noi adulti ci aspettiamo, ma soprattutto neanche loro, neanche i cani si aspettano. Infatti una poi che ti dirò delle caratteristiche, appunto quella che non devono avere timori di rumori piuttosto che di scatti improvvisi, certo. Cose qua. E quindi lei è arrivata, abbiamo fatto questo percorso, dopodiché abbiamo fatto la scuola. E a scuola lei abbaiava tantissimo. Beh, la scuola, aspetta, quindi avete fatto il percorso di educazione, sì. Quindi un percorso, tra virgolette, che potremmo fare tutti per educare il nostro cane, esatto, e poterci convivere al meglio. Esattamente. Okay. Poi invece hai fatto una scuola di pet therapy. Esatto, okay, per gli interventi assistiti con gli animali, che è su 3 livelli. Ok. E il secondo livello... devi collaborare col tuo cane, perché poi c'è un piccolo esame che dai col tuo cane, okay. Dove lì anche loro capiscono se il cane ha delle difficoltà, certo, piuttosto su cosa andare a lavorare, queste cose qua. E lei abbaiava tantissimo, perché fondamentalmente si annoiava un po' perché gli esercizi porella li sapeva far tutti, certo. E niente, abbiamo finito questo percorso, io ero un po' sconfortata perché dicevo, adesso devo andare a lavorare con lei, è il mio sogno. C'è anche stato un momento che ho detto, vabbè, se lei non mi segue in questa cosa, pazienza, lascio stare. Ferma, interrompiamo un secondo la puntata per dirvi che se siete delle persone fuori dall'ordinario oppure conoscete qualcuno che fa cose fuori dall'ordinario e volete segnalarcelo, ditecelo, scriveteci nei DM di Instagram sotto i commenti di questa puntata su YouTube, in modo che possiamo intervistarlo e potrete ritrovarlo qui ad Umano Podcast. Poi abbiamo iniziato anche a fare dog dance. Cos'è dog dance? È una cosa bellissima, è una disciplina cinofila. Ok. E sono dei tricks, degli esercizi che fai col cane a tempo di musica. Davvero? Sì. È spaziale questa cosa? È bellissima, sì. Non l'ho mai vista, mai, neanche sentito parlare. Magari ti faccio vedere qualche trick che gli ho portati i premietti. E quindi abbiamo iniziato a fare questa cosa insieme, la nostra relazione si è rafforzata sempre, certo, di più, anche con quel nostro modo di capirci, di comprenderci, certo, assolutamente, capire le sue esigenze, lei capiva le mie. Poi abbiamo fatto anche un corso in piscina, okay, qua a Bergamo, e poi quest'estate abbiamo detto, vabbè, proviamo nei centri estivi, come va. E da lì ho iniziato a capire lei quello che aveva bisogno, ovvero che lei tipo sul tappetino, ferma, non ci voleva stare e quindi voleva star libera, vero mia? Oppure magari più di tanto non riusciva a stare in calma. Quindi okay, tutte delle cose che ci siamo un po' aggiustate insieme per capirci meglio e per riuscire poi ad arrivare a collaborare. Tanto che lei adesso capisce quando metto un determinato tipo di pantalone e c'è la borsa che stiamo andando a fare quella cosa lì. Certo. Quindi è già pronta. Sì, sì, sì. Allora abbiamo iniziato al centro estivo. È andato benissimo, sia con i bambini delle elementari, sia con i bambini delle medie. Ma tipo nel centro estivo, allora... immagino che sia un CRE o qualcosa, sì, del genere, sì, ok? Che attività facevate con lei? Con lei ci sono diverse attività che puoi fare. Nel senso e che ognuna ha la propria finalità. Perché ti faccio questa domanda? Perché se mi immagino, però appunto siamo qua apposta per conoscere questa cosa, perché io tante volte, quando lo dico sempre nelle puntate, quando non conosco qualcosa, certo, tante volte invito ad Umano così capisco, ed è bellissimo. E la cosa bella è, ok, però in un centro estivo non è... mi immagino un intervento di pet therapy come posso averlo in mente io da ignorante, okay, cioè con, diciamo, qualcuno che ha bisogno, un paziente. Io ho in mente pet therapy, paziente, ospedale, okay, okay, no, che è una cosa sicuramente è limitata. È circoscritta, esatto, esattamente. Mentre invece in un centro estivo non ci sono dei pazienti, ci sono dei bimbi, okay, che non hanno esigenze particolari, okay, sotto quel punto di vista. Allora, la pet therapy è per tutti, ok. Partiamo da questo presupposto. Assunto. Esattamente. E lei con i ragazzi faceva, ad esempio, gli esercizi, no? Quelli che ti dicevo prima. E questa cosa per i ragazzi era una cosa stupefacente, perché in quel momento si sentivano ascoltati. Certo. Quindi c'è tutta la parte dell'ascolto, della comunicazione, dell'entrare in relazione. Poi una cosa molto bella che ha lei è che non fa differenze rispetto a diversi bambini, a diversi ragazzi, diversi utenti. Quindi per lei sono tutti uguali e lei collabora con tutti allo stesso modo. Certo.
E quindi per cioè questa per loro era una cosa bellissima. E poi alla fine io avevo fatto fare, faccio sempre fare dei disegni o comunque, non so, qualcosa di scritto che riportasse quello che loro avevano provato. E una delle cose che era proprio uscita era l'ascolto. Che roba. Sì. E poi da lì abbiamo iniziato a settembre con l'associazione Tre Passi Avanti, che ci ha invitato a fare questo progetto in un centro per disabili. E lì abbiamo lavorato con appunto la disabilità e con vari tipi di utenza, quindi con una disabilità lieve, una disabilità media e una disabilità molto Ma grave. in questo caso qua, scusami se ti interrompo, nel tuo caso la tua formazione universitaria ti ha aiutato magari Molto. a metterti in relazione anche in primis con le persone in generale, perché non è mai facile entrare in relazione con qualcuno, ma Certo. soprattutto anche nel momento in cui magari vado a parlare o a trattare temi come la disabilità oppure i pazienti di cui io ho citato prima in maniera così, diciamo, sempre nell'ignoranza, però cioè, è una cosa che aiuta il fatto di aver avuto una formazione di quel tipo? Assolutamente. Ok. E questo lo dimostra il terzo progetto che ho fatto, che ho appena finito, che questa formazione sociopedagogica mi ha aiutato tantissimo. Qual è l'ultimo Anche progetto? Qual è questo progetto qua di cui... l'ultimo progetto l'ho fatto in una scuola media Ok. con al centro una ragazza disabile con una sindrome rara, la sindrome di Angelman. E i suoi compagni di classe. E ogni incontro c'erano quattro compagni di classe diversi. Ok. Solo che avevamo un budget limitato, avevamo un numero di incontri molto limitato. Io vedevo i ragazzi una sola volta. E l'obiettivo era quello della relazione e la collaborazione tra di loro. Capisci che è molto Certo, molto difficile. difficile raggiungere questo obiettivo in un solo incontro. Quindi, grazie alla mia formazione e agli strumenti pregressi che io ho, sono riuscita ad andare a integrare con dei laboratori questo progetto per poi arrivare, quando c'erano gli incontri, effettivamente a capire chi avevo davanti, come lavorare e che attività proporre, Certo, perché le sì. attività proposte poi erano basilari. E è uscito anche che un ragazzo, per quello dicevo che la petterebbe per tutti, aveva paura dei cani, non me l'ha detto, è arrivato all'incontro e lui ha fatto tutto come gli altri ragazzi. Vabbè, Che cosa? e io dovevo lavorare su tutt'altra Ma non l'hai cosa. saputo? Cioè, No. fino alla fine dell'incontro, finché lui, cioè, te l'ha detto No, quando? non me l'ha detto lui. Praticamente è uscito un articolo sul giornale ufficiale della Val d'Aosta, perché questo incontro, Ok. questo progetto è stato fatto in Val d'Aosta, in una scuola media, e abbiamo chiamato a casa le famiglie per capire se potevano mettere le foto sul Ok. giornale con i volti. E questa mamma che ha risposto fa: grazie mille per questo progetto, perché mio figlio aveva paura dei cani e grazie a questa cosa adesso io posso andare in giro con lui tranquillamente, che quando vede un cane non si allontana più. Ma Ma non io non ci lo sapevo. credo. Poi alla fine Però lui. lui è stato super coraggioso a non dir niente. Madò, sì, Perché se mi metto nei assolutamente. suoi panni, se io avessi paura di Assolutamente. qualcosa, lo direi. Assolutamente. Lo dico anche oggi a 30 anni, cioè nel senso, lo direi Sì. sicuramente. Ma che Sì. roba. E poi tutta questa cosa della sua paura è uscita anche nel un pochino, ma proprio poco poco, era un'accennata che non capivo cosa volesse dire. Nell'ultima parte, che io appunto grazie agli strumenti che ho, mettevo delle fotografie di mia e chiedevo ai ragazzi di scegliere una fotografia rispetto alle emozioni che avevano provato in quell'incontro e che quella fotografia li Ok. rispecchiasse. Lui ha scelto una fotografia dove lei era bella immobile, ferma, e ha detto una frase come: io non ho mai interagito così con un animale. Io sono rimasta lì, boh. Dopodiché, quando la mamma me l'ha detto, ho capito tutto. Certo. E alla fine che ho fatto fare i temi, perché alla fine del percorso ho scelto io delle tracce per far uscire le cose che mi interessavano di più, Certo. e lì è uscito che lui fin quel momento aveva paura dei cani, che grazie a mia questa paura non c'è più, che lui adesso riesce a interagire con gli animali e che non aveva mai interagito così con un animale, con qualsiasi altro tipo di animale aveva scritto.
Che cosa fantastica. Sì, è stata una cosa bellissima. Ma quindi, per capire, per fare un po', per riuscire un attimo a capire quando si usa la pet therapy, dicevi la pet therapy è per tutti. Esatto. E, nel tuo caso quindi hai fatto alcuni percorsi, alcuni più, chiamiamoli, in ambito sanitario, ok? Magari con alcune persone che hanno delle disabilità. Mentre invece, dall'altro lato, anche con dei bambini nelle scuole. Sì. E quando è che si usa quindi in generale la pet therapy? No, allora c'è ancora un progetto, okay, che ti manca. Vai. Che è un progetto che ho portato io sul territorio di Bergamo. Sì. In collaborazione con l'associazione ArciWisp. E lo faccio una volta al mese, un incontro per bambini delle elementari. Okay. E ho tutti i bambini normodotati che vengono, appunto, che dicevo che la pet therapy è per tutti, e si divertono quell'ora a fare dei giochi con Mia. E ovviamente sono altri giochi ancora, tipo il nascondino, piuttosto che il richiamo, piuttosto che la condotta. E quindi è anche per bambini. Sì, 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 certo. Senza disabilità. Ma tra virgolette, ti basta un solo cane? Cosa vuol dire? Se allora, immagino che ci siano, che so, 20 bambini, o magari non so se i gruppi sono così grandi. No, però, massimo 10. Però tipo 10 bambini che interagiscono con un solo cane. Se immagino, se mi metto un secondo nei panni di Mia, ha un sacco di stimoli magari. Assolutamente. E come si gestisce questa cosa qua? E soprattutto lei sta un'ora sotto comando. Cavolo. Sì, allora, cioè, deve essere difficile. Molto allenata. Ok. E come ti dicevo prima, ci sono appunto le linee guida nazionali, sono fatte nel 2015, che normano gli interventi assistiti con gli animali. Okay. Quindi un cane, prima di un intervento assistito, deve essere testato da un medico veterinario esperto negli interventi assistiti con gli animali, in cui fa fare delle prove, e poi anche a livello sanitario. E un cane eticamente può lavorare massimo 2 volte a settimana. Okay. E calcola che gli incontri sono massimo 45 minuti. Quindi 2 ore a settimana. Esattamente. Okay. Infatti io comunque i progetti li ho fatti scaglionati da agosto del centro estivo, settembre, certo, con i se ragazzi non disabili, non e adesso l'ultimo che ho fatto appunto nella scuola media, e poi quello con i bambini una volta al mese. Certo. Quindi sì, eticamente la puoi far lavorare un massimo di 2 volte a settimana. E in quel caso qua, oltre al cane, vieni valutata anche tu, nel senso che nel percorso di cui parlavamo, okay, prima, quindi sì, c'è la formazione sul cane, ma in questo caso qua viene valutata anche la persona che va a fare gli interventi? Sì, perché c'è una forma non valutata, però comunque c'è una formazione, okay, dei 3 corsi che ti dicevo prima, 3 livelli, e poi c'è anche un esame da sostenere. Ok, tra l'altro mi dicevi un esame per tutti e due, cioè da un lato c'è un esame su Mia e dall'altro quello per quello è il corso te. Base. Ok. Poi c'è il corso avanzato, che è solamente per la persona. Okay. E c'è anche una formazione psicopedagogica. Okay. E poi c'è un esame da sostenere proprio tu come persona. Okay. Sia orale sia scritto. Okay, okay, per okay. essere poi abilitato. E tra l'altro nella pet therapy ci sono 2 ruoli, c'è il coadiutore del cane e c'è il responsabile di intervento. E diciamo così, nelle attività più strutturate è bene che ci siano entrambe le figure, perché il referente fa di solito il progetto e il coadiutore è quello che va col cane. Però diciamo che alcune attività io con lei le ho fatte in modo indipendente, o comunque magari c'era sempre qualcuno che mi aiutava, anche perché comunque se lei ha un attimo un'esigenza di uscire, io me ne accorgo magari quando inizia a fissare la porta, oppure non lo so, mettere a posto il materiale, perché andiamo sempre con un mega borsone con dentro 500.000 robe. Certo. Quindi essere in due comunque funziona molto bene, perché tu da coadiutore devi essere molto centrata sul cane, devi capire anche il tuo cane cosa ti sta dicendo in quel momento. Certo. E quello di cui ha bisogno in quel momento, perché come lei collabora con te e rispetta te, anche tu devi rispettare lei per collaborare poi bene insieme. E quindi sì, c'è questo scambio reciproco. Ma io adesso, tra l'altro di recente, ho guardato il tuo profilo e guardavo un po' le ultime foto che hai postato, tanto in una scuola che conosco. Davvero? Sì, perché ho fatto quella scuola 1000 anni fa. No, insegno lì anche ginnastica artistica. Davvero? Sì. Bellissimo, però perché vado alla palestra, ho guardato la palestra e ho detto no, ma questa è la palestra della mia scuola elementare. Sì. Infatti ho guardato e poi appunto tipo, era scritto. E, però i bimbi per esempio quando entrano e vedono, entrano, in questo caso io mi immagino la palestra, sì, quindi entrano in palestra e vedono Mia, qual è la loro prima reazione?
No, ci sono delle regole. Ok, spiegami tutto. Cioè, non è che entriamo, andiamo a coccolarla. Ok, no. Perfetto. Noi rispettiamo lei perché lei collabora con noi e lei rispetta noi. Quindi non ci salta addosso queste cose. Quindi il funziona? Primo approccio è mediato. Un approccio mediato potrebbero essere i giochi olfattivi. Quindi che i bambini preparano i giochi, li pongono in mezzo alla palestra e danno il comando a Mia, cerca di andare a fare quello che hanno preparato loro. Oppure però, andando avanti, okay, loro si mettono seduti, quindi a distanza, hanno un bocconcino in mano, io dico il nome di ogni bambino e Mia, quando chiamo il nome di quel bambino chiama Mia, lei va, prende il biscottino e quindi c'è un primo approccio. Ok, quindi già dall'inizio, nel senso, io immaginavo la scena quando loro entrano in palestra. Tu sei già dentro con Mia? Sì. Ok. Sì, sono con lei al guinzaglio. Ok. E poi li faccio sedere e poi pian piano inizia tutta l'attività. Invece, ad esempio, l'ultimo progetto che ho fatto, quello con questa bambina che ha questa sindrome rara, è stato tutto un approccio molto, molto graduale. Ok. Perché comunque lei aveva altri bisogni. Assolutamente. E anche il fatto di arrivare ad accarezzarla, visto che lei aveva la presa molto stretta. Certo. Quindi quando l'accarezzava era molto contenta, molto agitata e tendeva un po' a pinzare. A stringere, certo. Esattamente. Quindi lì è stata una cosa molto graduale, diverso da come con i bambini, spiegato la prima volta quali sono i punti che si possono accarezzare il cane, quelli che gli danno più noia, come interagire, non alzare la voce, non correre, parlare sottovoce, parlare lentamente, in modo tale che comunque anche il cane percepisce il tuo stato d'animo. Certo. In quel momento, e quindi è un approccio molto diverso con i bambini. Ciao. Adesso sono arrivata a lasciarla senza guinzaglio, là non potevo lasciarla senza, certo, guinzaglio. Certo, sì. E ti è mai capitato invece di fare pet therapy con gli adulti? No, non ancora. Con gli adulti non ancora. Il mio sogno sarebbe quello di fare un progetto in ospedale. Ok. Quello all'interno dell'ospedale. Esatto, all'interno dell'ospedale. E anche lì comunque piacerebbe farlo con i bambini. Potrebbe esserci un bambino che ha una malattia, che comunque non ha una disabilità, oppure un bambino ricoverato momentaneamente. Quindi anche lì un po' per tutti. Ok, ma dov'è che ti è nato invece il sogno di fare pet therapy? Non lo so. Da monte non lo so, è stato un interesse graduale e nato anche con lei, perché mi dava delle soddisfazioni enormi. Cioè io ero quando era cucciolina che iniziavo a capire qual era la comunicazione, okay, del cane, poi ho letto diversi libri, mi sono informata, quando capivo che lei mi ascoltava, che entrava così in relazione con me, che ci capivamo, da lì poi è nato tutto pian pianino. Certo. Anche se, appunto, come ti dicevo, è stato dei momenti di sconforto, perché poi nel periodo dell'adolescenza, come se dimenticassero tutto, vanno fuori di matto e poi tornano ad essere dei cucciolotti teneri, come adesso. Esattamente. Come noi, adolescenti, esatto, non capisci più niente. Ok, esatto. Ok. È una cosa spaziale questa cosa qua. Sì, fa uscire di quelle cose che senza la mediazione del cane penso che non sarebbero mai uscite, soprattutto adesso che ho fatto appunto questo progetto con... Succede delle frasi, tipo ho imparato un modo diverso di collaborare, ho visto la soddisfazione negli occhi di Martina, sono riuscita ad interagire con lei e ho capito che anche fare qualcosa insieme ci stavamo divertendo entrambe, perché è anche una cosa inclusiva, nel, certo, senso... quell'attività la stanno facendo tutti, non solo Martina. Sì, e sì, tutti, certo, dobbiamo collaborare per il risultato finale. Ad esempio, quando gli davano il biscotto, un bambino la metteva seduta, c'era Martina col biscotto in mano e la bambina che con lei accompagnava la mano. Scusami, Martina è la ragazza esatto, dell'ultimo progetto di cui stiamo parlando. Okay, esattamente. Okay. L'altro ragazzo metteva la gamba di traverso per fermare le gambe di questa ragazza, perché, sì, comunque ha degli stimoli molto forti, e il ragazzo dietro chiamava Mia. Quindi c'era tutto un meccanismo e lei doveva stare attenta a tutti questi comandi, quindi doveva eseguire il seduto e il resto da uno, il vieni da un altro e capire che il biscotto era ancora da un'altra parte.
Sì, sì, e per sì. loro è una cosa super soddisfacente. Però in quel caso qua è proprio è stato un modo per entrare assolutamente in relazione con una magari una compagna che, con cui magari si fa più fatica esatto. a lavorare o semplicemente anche solo a scambiare lo sguardo perché sì. si fa più difficoltà. Perché il modo di comunicare è diverso, certo. come ognuno di noi. E quello che hanno capito anche con Mia è che lei ha un determinato modo di comunicare, un'altra persona è un altro ancora e un'altra un altro ancora. Quindi ognuno ha il proprio modo di comunicare e relazionarsi, quindi non c'è solo la voce, c'è anche la postura, i gesti, poi soprattutto per gli esercizi questa cosa è importantissima, perché se con la mano io ti faccio il segno di stare seduta e con la voce ti dico terra, lei certo. ti guarda e dice ma adesso io cosa devo fare? Certo, certo, certo. E questa cosa qua si riporta anche poi nella relazione invece tra due persone e non solo nella relazione con i cani. Esatto. Spaziale. Ma invece un sogno che hai, al di là di quello che appunto mi dicevi sull'ospedale, oppure come vedi l'evoluzione di questa tua professione, perché ormai appunto è passata da passione a professione. Allora, una cosa di cui ci puoi vivere non è, quindi okay. devi comunque affiancarla a qualcos'altro. Ok. Io comunque sono fortunata perché, avendo la passione per le scienze umane, per la pedagogia, penso che questa cosa degli interventi assistiti con gli animali può benissimo entrare in collaborazione con altre mie professioni educative. Certo. E poi magari in un futuro chissà prendere un altro cane e quindi riuscire a fare anche più progetti. Certo. E comunque portano veramente benessere, grandissime soddisfazioni, soprattutto felicità, perché l'animale ha un sentimento puro, sincero, cioè non ha filtri, non ti guarda in modo strano. Poi Samoyedo è anche conosciuto come la razza che sorride. Ok, lei qua, è vero, sorride anche prima. In parte alla linea della bocca che va in su. Ok. E quindi sembra sempre felice che sorride. Poi è molto gioiosa, è come me, molto testarda. Se voleva raggiungere un obiettivo, come io che ho voluto fare a tutti i costi, in interessi con gli animali, ho capito come farli e ce l'abbiamo fatta. Volevo farli, certo. Li volevo fare e ce l'abbiamo fatta. Quindi è molto gioiosa, molto sensibile, molto empatica, però nello stesso tempo c'è da considerare che comunque è sempre una razza primitiva, quindi nasce molto indipendente. Okay. Quindi se non riesci a entrarci in collaborazione, in comunicazione, tende a ricercare la propria indipendenza. Certo, certo, certo. Spaziale. Io, Michela, ti ringrazio tantissimo per essere venuta qua oggi a raccontarci del tuo lavoro, della tua passione. E vi ricordo che vi lascio ovviamente tutti i link, i vari contatti di Michela e di Mia, tutti sotto questa puntata, che la potete guardare sia su YouTube oppure la potete ascoltare magari come state già facendo su Spotify. Ce ne sono anche mille altre da poter ascoltare. E ancora grazie mille, Michela, è stata super, davvero una bella puntata, e ti ringrazio, e noi ci vediamo invece nella prossima puntata di Umano. Ciao, ciao, grazie, che figo.